Ciao a tutti, io sono Roberta Morisi, insegnante di yoga, e da parte a me la mia assistente, un'altra insegnante di yoga, Laura. Facciamo una lezione di yoga, Yoga Gea, dedicata alla parte alta del corpo, quindi alle spalle e al collo. Quindi possiamo incominciare prendendo la nostra seduta e chiudendo gli occhi. Rilassiamo le spalle, cerchiamo di mantenere la schiena eretta ma non rigida. Laura in questo momento è seduta su un blocco, se non avete un blocco basta usare un libro o un cuscino, in modo da tenere la parte delle anche e del bacino sostenuta rispetto alle ginocchia che toccano terra. Andiamo ad ascoltare l'espansione inspirando e il rilassamento delle spalle e della schiena espirando. Ci concentriamo sul respiro. Ora possiamo aprire gli occhi, potete aprire gli occhi. E prendiamo consapevolezza del tratto del collo. Quindi iniziamo voltando la testa verso destra, lentamente. Torniamo al centro inspirando ed espirando ruotiamo a sinistra. Ripetiamo in lentamente al centro, es lentamente a destra. In lentamente al centro, es lentamente a destra. Ritorniamo al centro e lasciamo cadere il nostro mento verso il petto. In questa postura cerchiamo di mantenere le spalle aperte ma senza dare tensione, rilassando bene tutto il tratto alto della schiena e le spalle. E ora facciamo molto lentamente un semicerchio dal centro, il collo si avvicina verso la spalla destra, si ferma, inspiriamo, espiriamo, andiamo al centro, stiamo fermi, inspiriamo ed espiriamo, pausa al centro, inspiriamo, destra. Espiriamo, centro, inspiriamo, cambiamo, espiro, centro, lo ripetiamo ancora una volta, in destra, es, in ed es. Restiamo lì, rilassando nuovamente le spalle e tiriamo su lentamente vertebra dopo vertebra il collo, fino a che il mento si trova parallelo al tappetino. Adesso per sciogliere il tratto alto cervicale diremo dei piccolissimi sì con la testa, piccoli piccoli. Laura ci mostra, vi fermate e dei piccoli no con la testa. E ci fermiamo. Ora, se non abbiamo problemi al tratto cervicale, possiamo appoggiare le nostre mani alla base delle spalle, collo e fare delle piccole rotazioni del capo, inspirando indietro, apro la gola ed espirando il cerchio si chiude in avanti. Rotazione completa della testa. Inspiro, apro ed espiro, torno. Continuo ancora. E poi cambio giro. Le mani si appoggiano bene, in modo da, vedete Laura, da proteggere il tratto del collo, la base del collo. Appoggia pure bene i palmi. Bravissima. E rilassate i vostri gomiti, intanto. E ci fermiamo. Ora Laura si mette, mostra la prossima postura, mettendosi a quattro zampe.
Benissimo. Adesso Laura solleva in torsione il braccio destro, inspiro, apro in torsione ed espiro, il braccio destro va sotto il sinistro e appoggiamo la guancia destra a terra. Restiamo lì un attimo, il tempo di un bel respiro. Adesso andiamo a mettere la mano destra sopra l'osso sacro, la mano sinistra, scusate, sopra l'osso sacro, perfetto. Un altro bel respiro. E se riusciamo, portiamo il braccio sinistro verso l'alto. Puntiamo in alto e stiamo lì. Un bel respiro. Appoggiamo la mano sinistra a terra e ci tiriamo di nuovo su a quattro zampe. A quattro zampe facciamo una piccola pausa in bambino, postura del bambino. Appoggiamo, come vedete, la fronte sopra le mani e portiamo tutta la nostra attenzione al tratto cervicale, cercando di rilassare le spalle e di lasciare il peso della testa ben abbandonato sopra le mani. Pensate che la testa ha un certo peso, ha 5,5 kg, 6, ha un certo peso. Lasciamola andare, liberiamo il collo dallo sforzo. Prendiamo un bel respiro che riempie sia la parte alta che la parte bassa della schiena. E poi siamo pronti a ricominciare, quindi ci mettiamo a quattro zampe. Apriamo questa volta il braccio sinistro verso l'alto, inspirando ed espirando, passiamo il braccio sotto il braccio destro e appoggiamo la tempia a terra. Portiamo la mano destra sopra l'osso sacro, facciamo una piccola pausa, respiriamo e poi proviamo, se la nostra spalla ce lo consente, ad allungare il braccio verso l'alto, aprendo bene le dita delle mani e respiriamo. Prendiamo ancora un bel respiro. Appoggiamo la mano destra a terra, spingiamo a terra, veniamo a quattro zampe. Vedete, Laura ha le ginocchia aperte, avvicina i piedi in modo da entrare nella postura del bambino. Ginocchia aperte, piedi vicini. Fronte sopra le mani. Prendiamo un paio di bei respiri pieni, andando sempre a pensare al collo e sciogliendo. Adesso Laura inizia a srotolare la schiena fino a sedersi sui talloni, stare seduta in ginocchio sui talloni. A volte il dorso dei piedi non allenato può dare molto fastidio in questa postura. In tal caso, semplicemente arrotoleremo il tappetino in questo modo e andremo ad appoggiare il dorso dei piedi sopra il tappetino arrotolato o sopra una coperta arrotolata. In questo momento Laura è seduta sul talloni e andiamo a lavorare sulle nostre spalle, per cui porti le mani alle spalle e facciamo delle ampie rotazioni con i nostri gomiti. Inspiro quando apro ed espiro quando ritorno. Inspiro, apro, espiro, ritorno. Ne facciamo ancora altri due. Apro e ritorno. Restiamo fermi e cambiamo il senso di marcia. Quindi torno indietro, alzo, inspiro ed espiro, scendo. Ancora altri tre. Espiro, scendo, inspiro, apro ed espiro, scendo. Inspiro ancora un altro e rilasso. Benissimo, solleviamo le braccia verso l'alto, pieghiamo il braccio destro, portiamo la mano destra dietro la schiena e portiamo la mano sinistra sul gomito. Schiacciamo bene in giù il gomito e notate, teniamo il collo libero e le spalle ben abbassate. Respiriamo.
Possiamo anche adesso lievemente inclinarci verso sinistra. Respiriamo. Torniamo al centro, riportiamo tutte e due le braccia su, pieghiamo l'altro gomito e andiamo a premere leggermente la mano sul gomito. Respiriamo, facciamo una bella pausa in modo da abbassare bene le nostre spalle e andiamo a fare un'inclinata verso destra, lieve. Respiro e rientro. Riporto le braccia su e le sciolgo giù. Finisco questa breve lezione di yoga in questo bellissimo parco che abbiamo in città, che è il Giardini Margherita, si chiamano, facevano parte del Palazzo Costa, pensa, che si trova poco più avanti in via Roma. E finiamo questa piccola lezione sul collo e le spalle in Balasana, quindi ritorniamo a quattro zampe, lasciamo le ginocchia ben aperte e avviciniamo i due piedi. Ci sediamo sui talloni, appoggiamo la pianta sopra la pancia sopra le cosce e respiriamo. In questa postura possiamo rimanere vario tempo, è una postura molto rilassante, di raccolta. Quindi adesso Laura sta respirando. Torniamo su srotolando la schiena. E namaste, alla prossima puntata. Grazie Laura.